Hello, people of the world. We are locked up here in the prison of Osama Zawiya, Libya. Io, da italiano, onestamente mi sono perso. L'accoglienza, scusatemi se mi permetto di dire, ma è una pezza, perché il problema grosso sulle relazioni tra Africa e Europa ed è lì che bisogna intervenire, ed è lì una battaglia che io non voglio dare per perso. Yes, we are about 150 persone. Le ONG le contraddistingue una cosa, che loro entrano in questo processo di distruzione del pubblico. Tutti quegli intellettuali in Italia che avrebbero avuto non solo le possibilità ma il dovere di fare questo tipo di ragionamento, oggi si ritrovano con 5-6 anni di stipendio alle spalle. The European did something in Africa, so in return someone is coming to them. They have to take care of that. Yes, but how can you expect from the exploiter to take care of the consequences of the exploitation? The United Nations countries have a sanction committee on Libya. They have designated a certain number of known human traffickers, with names, identities. Yeah. None of them have been arrested today. Tutto in mano loro, possono chiudere a chi vogliono, aprire a chi vogliono, e questo è un colonialismo ed è un crimine contro l'umanità. They want to take our oil, our gas and all that thing, you know that. عربين من خفر السواحل الليبي يعني زي ما شايفين محلات وسخانة الجروح. The soldiers used to come to our detention center and force refugees and migrants to go. I am recording this message from Zuwara, Libya, and I passed through the Sahara Desert to get to Libya on the note that I am going to Europe. But when I came here, the story changed. The EU and the UN, we are seriously in need of your serious intervention. We cannot continue in this slavery in this country, Libya. We need your intervention. Arise and fight for us. Arise and fight for the truth.